È suonata un giorno prima la campanella all'Istituto Comprensivo Portella della Ginestra, rientro anticipato per gli alunni della scuola media, mentre domani toccherà ai bambini della scuola elementare e dell'infanzia. Una decisione dettata dalla volontà di dare pieno svolgimento alla continuità, come spiega la dirigente Angela Riolo, che annuncia quest'anno Portella delle Ginestre diventa Istituto Comprensivo. Da quest'anno, intanto dal 1° settembre, Portella della Ginestra è Istituto Comprensivo, che ha aggregato l'Istituto Comprensivo Consolino. E allora per la prima volta ho cercato di attivare una sorta di continuità nel passaggio dall'elementare, dalla primaria, alla scuola secondaria di primo grado. Oggi sono venuti gli alunni della scuola media, in particolare mi sono preoccupata delle classi prime, perché sono state accompagnate in aula dalle insegnanti della quinta elementare, i quali insegnanti della quinta elementare li hanno presentati ai docenti della scuola media, della scuola secondaria, hanno risolto qualche problema legato alla difficoltà dell'inserimento nella classe, qualche bambino che voleva essere spostato. Sono docenti che conoscono gli alunni da 5 anni, quindi veramente è stata un'esperienza, si sta rivelando, molto interessante. Le novità non mancano in questo nuovo anno scolastico, così come le difficoltà, tra queste quelle di reperire i locali dove poter allocare tutte le classi a seguito dei lavori di ristrutturazione del plesso consolino e la carenza di organico ed in particolare del personale ATA. Per quanto riguarda l'organico, scuola dell'infanzia e scuola primaria no, ancora mi mancano dei docenti di scuola secondaria, la carenza dei collaboratori scolastici, praticamente personale, sì, non mancano docenti, ma la carenza del personale, c'è proprio la carenza in organico, abbiamo poco personale, per tanti plessi, per tante scuole che funzionano a tempo pieno, fino alle ore 16:30, abbiamo, purtroppo è commisurato al numero degli alunni e quindi ci hanno dato questo personale e con questo dobbiamo gestire. L'unica difficoltà secondo me è proprio questa. Nessun problema invece sul fronte dimensionamento scolastico, l'istituto infatti conta ben 1.080 alunni.